Il Regno Unito è stato uno dei paesi fondatori dell'esercizio del G7 ed ha sempre visto nel Group of Seven un'opportunità unica di dialogo tra le democrazie per la costruzione di un futuro all'insegna di collaborazione e possibilmente di sviluppo economico e sociale. È quasi ironico oggi ricordare nel Regno Unito della Brexit che fu proprio Londra nel 1977 per la prima volta a invitare l'allora presidente della Commissione europea. Nel 91 l'allora primo ministro John Major focalizzò l'attenzione in particolare sul sostegno reciproco all'economia nazionale e inserì la proiezione dell'ambiente tra le priorità del gruppo. Poi arriviamo all'ultimo G7 ospitato dal Regno Unito nel 2021 e non può non essere ricordato come l'ultimo sotto il regno di Elisabetta II, l'iconica sovrana britannica che era già da più di 20 anni sul trono di San Giacomo quando iniziò questo esercizio. C'è quindi un ricordo particolare che lega questo paese a quel G7. Ricordiamo anche il G7 ospitato dai ministri degli esteri a Liverpool, quindi la capitale da sempre mondiale e britannica della musica. E la musica ebbe un significato particolare in questa occasione. Il segretario di Stato Blinken fece una lunga playlist in varie località del Regno Unito, spaziando da l'indie rock britannico a musiche thailandesi e quant'altro, e per tutta risposta l'allora ministro degli esteri giapponese alla fine della riunione improvvisò sul pianoforte alla presenza dei suoi colleghi un tributo a John Lennon e quindi ai Beatles. Il Regno Unito crede fermamente nell'esercizio G7, è uno dei nostri principali partner a livello globale. Proprio questo tipo di fora sono diventati ancora più preziosi per Londra, specialmente dopo l'uscita dall'Unione Europea, quindi sicuramente sarà un protagonista e un partner nel nostro anno di presidenza del G7.